Allora, innanzitutto grazie mille di essere venuti a trovarci, visto che ci sono 50.000 impegni in giro, insomma, ci ha fatto piacere che vi siete ricordati dei legnanesi, questa cosa è importante. Quest'anno, rivista nuova, torniamo all'ultimo dell'anno, per noi è importante sottolineare questa cosa, vogliamo partire col piede giusto nell'anno nuovo, visto che la crisi sta attanagliando da diversi anni la nostra povera Italia, insomma. Cerchiamo di partire. Scalzate Dirty Dancing. Scalziamo Dirty Dancing, sì, insomma, ne ha fatto un bel po'. Cioè. Magari facessimo come Dirty Dancing. Speriamo. E quindi niente, insomma, si riparte dall'ultimo dell'anno, siamo felici e orgogliosi di essere al Teatro Nazionale, chiaramente. Quindi appunto partiamo con l'ultimo dell'anno, con La Finestra sui Cortili. È un titolo nostro, non è un titolo di Felice Musazzi, è il primo titolo che noi mettiamo in scena, il primo titolo diciamo della gestione nuova. Okay, La Finestra sui Cortili è ripreso chiaramente un po' dal film di Hitchcock, non so se ve ne siete accorti, La Finestra sul Cortile. Le finestre sui cortili hanno visto tante cose, no? Chiaramente la gente che si affacciava su queste finestre vedeva quello che succedeva nei cortili, eccetera. Quest'anno abbiamo proprio voluto essere un pochettino, tra virgolette, retro, no? Si parla comunque sempre di attualità, è importante comunque tastare quello che sta succedendo nella nostra Italia, nella nostra povera Italia in questo momento, però visto l'avvento dell'Expo, la multietnicità, tutte queste situazioni, i legnanesi vogliono proprio non far dimenticare da dove arriviamo, da dove arrivano gli italiani, arrivano dai cortili, quindi per noi è importante parlare di cortili quest'anno, infatti partiremo con la prima scena in un cortile, verrà rubato qualcosa nel cortile, arriveranno i vigili, insomma si creerà questa situazione comica, chiaramente ci si divertirà insieme. Invece nella seconda parte la famiglia Colombo, siccome ci propongono, ci dicono è importante adesso cercare di investire, no? Di investire, non bisogna scappare dalla nostra Italia, la famiglia Colombo ha deciso di investire su se stessa e prenderanno in gestione questa edicola, no? E da lì partirà poi una situazione particolare, la Mabiglia prenderà qualche chilettino e insomma si creerà questa situazione un po' particolare, insomma. Però quest'anno abbiamo proprio voluto tornare un po' ai legnanesi anni 60-70, i legnanesi un pochettino, ripeto, retro, no? Si parlerà di cortili, si parlerà di come si viveva nei cortili, i siparietti che poi permettono il cambio di scena dietro con queste scene musicali, queste scenografie particolari, poi ne parlerà Enrico, eccetera. I siparietti quest'anno saranno prettamente impostati sulla storia dei cortili, su come si viveva nei cortili, su come i nostri nonni vivevano, e la Teresa prima con la Pinetta racconterà queste situazioni e poi con il Giovanni chiuderà queste situazioni, insomma lavoreremo su questa cosa, il tutto chiaramente condito da scenografie, musiche, costumi meravigliosi. Quest'anno tra l'altro Enrico ha lavorato molto molto bene, le musiche che sentirete quest'anno e le canzoni che ha creato Enrico insieme al suo staff eccetera saranno, cioè ricorderanno secondo me soprattutto tanto tanto la rivista degli anni 50, 60 e 70. Ci sarà un omaggio al Festival di Sanremo in un quadro musicale, si parlerà di italianità nel finale del primo tempo, di globalizzazione comunque sia, di Italia, l'Italia che deve ritornare ad essere viva, deve tornare ad essere protagonista in Europa, quindi anche i legnanesi vogliono dare questo input, no? Mentre nella prima parte, nel primo quadro musicale, che è un quadro molto molto bello secondo me, c'è questa canzone che parla della mezza età eccetera, e ci sarà un omaggio, non so chi di voi si ricorda, sicuramente qualcuno se lo ricorda, i primi legnanesi avevano un cantante molto importante che era Ciro Bassanesi, no? Che purtroppo anche lui non c'è più, e quest'anno Enrico ha voluto rendere omaggio a questo personaggio e alla fine di questo quadro musicale uscirà questo cantante che insieme alla Mabiglia canterà il pezzo finale della canzone, quindi è una cosa molto molto carina anche questa. Vogliamo ricordare due personaggi che comunque hanno lavorato nella compagnia, Antonio Luraghi e Giuseppe Parini, che è stato uno dei fondatori insieme a Felice Musazzi e a Tony Parrocchio, che sono scomparsi nel mese di novembre, e insomma vogliamo proprio regalare questo successo, speriamo, a questi due personaggi che hanno dato tanto comunque alla compagnia dei legnanesi, insomma, ecco, questo è.